lavorava naturalmente per questa, diciamo così, messa a disposizione di questo materiale. E voilà. A distanza di un mese, dentro al Museo Civico Palazzo dei Consoli, abbiamo una nuova mostra. Siamo partiti appunto con la mostra di Federico da Montefeltro, disinstallata il 1° novembre, e oggi siamo qua all'inaugurazione della mostra Le macchine di Leonardo. Questa è una mostra che ha come motto Vietato non toccare, perché è una mostra dedicata alle famiglie, dedicata ai giovani, ma dedicata soprattutto al genio veramente pop di Leonardo da Vinci, che è amato da qualsiasi tipo di persona, qualsiasi età. È una mostra curiosa, una mostra che speriamo sia apprezzata soprattutto dalle scuole, perché ci racconta il genio di Leonardo nella sua idea di meccanica, idraulica, fisica. Possiamo interagire con le macchine, perché le macchine sono tutte assolutamente utilizzabili tramite manovelle, tramite maniglie. E quindi speriamo veramente che il grande pubblico, quindi il pubblico anche familiare, possa venire, voglia venire qui a Gubbio da noi a questa mostra e giocare, amare, apprezzare questo genio. Questa collezione nasce da una passione giovanile di mio padre, che praticamente aveva sempre questa passione dedicata a Leonardo, e fin da quando era giovane andava a visitare spesso il Museo di Vinci, e da lì notava sempre spesso che i modelli, le macchine non si potevano toccare. Ecco che questa esposizione nasce proprio sul punto che questi modelli si possano toccare. A parte il fatto che effettivamente si possono toccare, ma la cosa più bella è che questi modelli corrispondano proprio dettagliatamente ai codici di Leonardo, nel senso che Leonardo l'ha disegnati in questo modo. Hanno una manovella dove effettivamente il pubblico o la persona finale che doveva comprendere questo meccanismo lo poteva usare. Ecco che in questo momento si realizza forse un'idea, ma anche un sogno di Leonardo. Quindi praticamente Leonardo vive un po' qui dentro, la sua anima è rispecchiata in questa mostra. L'esposizione nello stesso tempo può avere anche un grande vantaggio per i giovani, perché è molto didattica, e per le famiglie quindi è il massimo che possano avere per passare un sabato, una domenica qui all'interno di questa bellissima esposizione.
e effettivamente poi alla fine ci sono anche laboratori didattici dove anche i più piccoli possono entrare, interagire e provare tutti i sistemi scientifici del Rinascimento. Gubbio è una città veramente importante proprio per la sua caratteristica medievale, ma anche perché effettivamente voi il luogo in cui è posta, che è fantastico perché sembra che tutta la città un po' alla fine si sposi veramente benissimo con questo principio di esposizione, insomma, sembra che sia nata l'esposizione proprio quasi in questo palazzo. Il vantaggio di questa mostra è che è stata costruita analizzando in modo proprio dettagliato i codici, che non è poi così semplice, praticamente non serve solo una pagina, ma a volte dobbiamo anche ricorrere allo studio di altre pagine successive. E notiamo che Leonardo nascondeva anche piccoli particolari, segreti, che lì per lì sembravano banali, ma poi studiando le pagine successive ci si accorgeva che praticamente erano determinanti per la fase di costruzione finale dei modelli. Ecco che qui appunto esistono anche dei modelli praticamente che sono realizzati nella fase finale, che magari Leonardo ne nascondeva un po' per non farle vedere in modo segreto, però qui abbiamo proprio costruito un modello determinato proprio per farlo funzionare.